Ciao ragazzi, questo è un video acquisti, vi mostrerò infatti gli acquisti dell'ultimo periodo sia per quanto riguarda il make-up che per quanto riguarda l'abbigliamento. Poche cosine, spero di fare un video spiccio ma non ce la farò mai, fa niente. Per primo sono andata alla Schlecker, boh, non so come si dice, e ho preso quattro prodottini. Allora, questo ve l'ho già fatto vedere, questo si chiama Flyder ed è il numero 01. Ed è questo colore un po' particolare sul lilla, diciamo. Mi piace molto. Ha un profumo buonissimo. Lo consiglio perché costa veramente una cavolata. Ora i prezzi non me li ricordo più, devo essere sincera. 2 euro, qualcosa di simile. Molto molto bello. Mi piace. Poi, sempre della stessa collezione, ho preso due ombrettini. No, di un'altra collezione, scusate. Questa è l'ultima, si chiama Juicy Fruity e sono due ombrettini. Ho preso appunto quello giallo e arancione. Non so se ce n'erano altri perché era rimasto pochissimo, quindi io ho preso quello che c'era. Sono un giallo chiaro comunque, un giallo pastello e un arancio anche questo pastello. Ve li faccio vedere. Scrivono molto. Resistono anche abbastanza, sono di colori abbastanza tenui e delicati, mi piacciono infatti. Questi sempre 1 euro e qualcosa, quindi veramente pochissimo. E poi invece insieme a questo, sempre della stessa collezione, c'era lo smaltino che si chiama. Ah, questi due si chiamano Orange e Lemon, che fantasia. E questo invece lo smaltino si chiama Kiwi, che è un color verdino molto chiaro. Eccolo qua. Idem costerà tipo 1,20 euro, qualcosa di Sì. simile. Il colore, perdonatemi, ma c'è già la rigata. È questo colore qua. È un verdino veramente molto chiaro. Poi, all'Essence invece ho preso un altro smaltino che è questo che mi avevate chiesto in un video. Si vede poco perché sono colori molto chiari. Si chiama Wanna Kiss ed è il numero 71. Ed è questo. Si vede bene nell'altro video che ce l'avevo su tutte le unghie. Comunque è un lilla molto chiaro, molto delicato e mi piace veramente tantissimo. Si stende abbastanza bene, nel senso che comunque io questi smalti qua li trovo difficili da stendere, cioè rispetto ad altri, ecco. Si asciugano abbastanza velocemente, quindi non sono male per il prezzo che costano. E poi alla Essence ho preso le matite labbra e sono queste qua. Pagate una cavolata, anche qui mi sembra 1 euro qualcosa. E vi faccio vedere i colori. Allora, questo è il numero 1, si chiama Soft Rose ed è appunto un colore molto chiaro, un rosellino chiaro, perfetto per mettere poi un rossetto nude sopra. Poi c'è il numero 06 che si chiama Satin Mauve. Ed è questo colore qua, un po' particolare, non saprei definire che colore. Poi c'è un rosa che è il numero 07, Cute Pink, che è questo qua. Ed è proprio un rosa per bello carico, ecco. E ultimo, che è quello che mi piace di più, si chiama Nude Coral, è il numero 09. Ed è proprio un colore corallo chiaro, ecco, perfetto per i colori di quest'estate. Ho preso poi lo Smokey Eye Brush, quello dentro questa confezioncina qui, i due pennelli che sono usciti ultimamente. Ho preso però soltanto questo, diciamo, un pennello penna abbastanza grossino, molto morbido e mi sto trovando veramente bene perché comunque metto il prodotto sulla piega dell'occhio e poi vado a sfumarlo con un altro pennello. Quindi per il prezzo che ha va Cioè poi ho benissimo. preso finalmente la Multiplay di Pupa, questa l'ho pagata sui 10 euro ed è appunto la famosissima matita che ha uno sfumino da una parte, che comunque è molto morbido e buono, e appunto
matita nera, che è la numero 09, che ha un tratto veramente morbidissimo. Cioè, questo è proprio solo passando a un tratto definito, morbido, bello nero. Scrive benissimo nella rima interna, scrive altrettanto bene come eyeliner, dura, si sfuma benissimo, non sbava più di tanto, ecco, perché di solito queste matite così morbide poi tendono a sbavare, invece io l'ho usato anche a lavoro e va benissimo. Quindi credo che, come avevano detto in tante, effettivamente vale la pena di prenderla. Poi gli ultimi prodottini che ho preso si possono acquistare dal sito Ocean Makeup e sono appunto dei prodotti di due linee. Una è la Golden Rose, che qualcuno conoscerà, e allora questo è il mascara, si chiama mascara allungante, come si dice? Vabbè, allunga e separa le ciglia, insomma. Questo costa 7 euro e ve lo faccio Allora, scovolino vedere. fatto così, molto lungo e sottile. E ora lo provo e mi saprete dire così se funziona o Ecco no. qua. Allora, questo è l'occhio senza e questo è l'occhio con. Io trovo un buon effetto, ecco. Credo che comunque come mascara 7 euro, ma funziona e fa quello che dice. Poi ho preso questo duo di ombretti della Birtual, pagato sui 3 euro, 3,20 euro forse. Sono questo azzurro e azzurro chiaro e azzurro scuro. Allora, sono molto scriventi perché hanno veramente un'ottima scrivenza, ma sono altrettanto molto polverosi, si vedrà anche. Però vabbè, se picchiettati e calibrati bene, per 3,20 euro si può fare, ecco. Questo è il numero 049. Poi un rossetto, sempre della Golden Rose. Questo è della linea Ultra Diamond e costa questo qui costa 5,40 euro, se riesco a tirarlo fuori ve lo faccio vedere. È il numero 04. Ed è questo colore qua. È abbastanza scuro, sul sito sembrava un po' più chiaro, in realtà è scuro. Vi mostro anche questo. Eccolo qua. Avrete notato che è abbastanza carico. Ha questo finish molto molto brillantato, come dice appunto diamantato qua. Ha qualche brillino che infatti si sente. Non è proprio il rossetto che fa per me, perché comunque io così non riesco a uscire. Proprio mi sento inadeguata, ecco. È un po' carico. Pensavo fosse un filo più chiaro, ecco. Ultimo prodotto è un fondotinta, sempre di un marchio non italiano. Non saprei dirvi perché è scritto tutto, credo, in ucraino, polacco o qualcosa di simile. È comunque sul sito c'è scritto che è un fondotinta effetto seta. Allora, io l'effetto seta non è che l'ho riscontrato tantissimo, però ha una resa molto buona, secondo me, dura, e secondo me mi dà un effetto abbronzato nonostante non lo sia, nel senso che sto cercando di prendere il sole, però mi uniforma bene l'incarnato e quindi me lo rende anche abbastanza abbronzato. Questo è il numero 02. E il colore non lo so, è questo qua comunque come colore. Sembra infatti scuro, ma poi se calibrato bene, secondo me è un'ottima resa. Io lo stendo col pennello della Real Technique, quello di Samantha, il pennello quello diciamo tagliato sopra. Lo stendo con questo e mi piace veramente tanto. Perché comunque nonostante il colore sia più scuro e più aranciato rispetto al mio incarnato, poi alla fine stendendolo rende abbastanza, ecco. Questo costa 7,20 euro, mi sembra, 7 euro, 7,20 euro, non mi ricordo più. E quindi questi prodotti li potete trovare sul sito www.oceanmakeup.com. Le spese di spedizione fino ai 35 euro sono di 7,50 euro. Da 35,50 euro sono 5,50 euro. Si può pagare con carta di credito, con PayPal, e anche col contrassegno, tranne in Calabria e nelle isole. Mi sembra che
lì il contrassegno non valga, non chiedetemi perché. Ora vi faccio vedere invece un prodotto che volevo cambiare, scambiare o vendere, mettiamola così. È uno smalto OPI, questo colore qua. Si chiama Love This Color. E io non l'ho mai utilizzato, forse ho fatto uno swatch e basta, ma su un dito, neanche su tutta la mano, perché proprio il colore non fa per me. Non sono da questo tipo di rosso. E il colore è proprio questo qua che vedete. Quindi se qualcuno fosse interessata a qualche scambio piuttosto che ad acquistarlo, mi scriva qua sotto in un messaggio privato e ne possiamo parlare, ecco. Ora volevo passare invece a farvi vedere molto velocemente gli ultimi acquisti in ambito di abbigliamento. Allora, ho preso questa magliettina da Pull&Bear, l'ho pagata 19,90 euro mi sembra, e è fatta in questo modo. Molto leggera, perché è veramente leggerissima. Poi, vi faccio vedere, la cinturina che passa qua in dei passanti appunto, e questa cinturina che stringe. La maglia è abbastanza lunghina. Vedete? Beh, lasciate stare i pantaloni sotto, però fa caldo. È abbastanza lunga e ha questo effetto un po' pipistrello, ecco. Il mio amoroso dice che assomiglia a Pocahontas. Vabbè. È fatta così comunque. Questa 19,90 euro da Pull&Bear. Poi ho preso questa maglia, sempre fatta a pipistrello, leggermente pipistrello, di questo colore, non saprei neanche definirlo perché è un beige scuro, un tortora, boh, non so, ditemelo voi. E ha allora una ricciatura finale, fatta così insomma, e sotto, ecco, le maniche sempre fatte tipo pipistrello, una bella scollatura. E l'ho presa proprio per metterla con questa gonna, che è la gonna che vi ho fatto vedere della Guess, ve l'ho fatta vedere negli acquisti di New York. E la gonna è fatta così, nel senso che comunque arriva sopra il ginocchio. E diciamo che è la prima volta che la provo su la gonna, perché l'avevo presa così alla cieca, ecco, e devo dire che ci ho azzeccato, nel senso che il colore, l'abbinamento mi piace molto. Questa l'ho presa da Modis, che è appunto un negozio che comunque credo sia franchising, perché lo trovo tipo nella mia zona c'è in 3 posti, e vende delle cosine carine a prezzi non eccessivi. Questo è di questa marca qui, Clecrisa, che è comunque un made in Italy. Costava 22,50 euro, ma c'erano già i saldi, nel senso che c'era scritto occhio al prezzo, non c'era la dicitura saldi, però facevano già il 30%, quindi l'ho pagata sui 15 euro neanche. Sempre nello stesso negozio ho preso una giacca. Ho preso questa giacchina qua di MG, magari qualcuno lo conosce questo marchio, ed è bellissima, vi faccio vedere come mi sta. Allora, è fatta così. Ha questo la A e la G qua. È una spilla e poi è fatta in questo modo, nel senso che ha il doppio petto qua, quindi due bottoni, tre bottoni qua, scusate, e poi viene aperta, nel senso che non ha più bottoni, quindi si apre un po'. Qui ha le taschine, sulle maniche c'è il bottone, è finita veramente molto bene secondo me come giacchina. E poi ha una cinturina per tenerla bella stretta, è fatta così, e secondo me questa è una acquistona perché è sia sportiva che anche elegante, nel senso che comunque è messa con un vestitino piuttosto che una magliettina o una gonna, sta da Dio. Questa l'ho presa sempre nello stesso negozio, costava sui 115 euro e l'ho pagata 70
85-80, perché poi ha fatto un po' un forfè e mi ha fatto un po' di sconto. E niente, questi sono stati gli acquisti di questo periodo, vi li ho anche fatti vedere. Secondo me dovrò dividere il video perché diventerà lunghissimo, altro che video speech. Niente, se avete qualche domanda da farmi, scrivetemela qua sotto e alla prossima, un bacio, ciao!